Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura parliamo ovviamente della visita del capo dello Stato Sergio Mattarella all'Aquila, una visita importante che riveste un significato davvero particolare non solo perché il capo dello Stato ha visitato la città martoriata dal terremoto del 6 aprile del 2009, ma anche rispetto ai fatti accaduti a Parigi che ovviamente hanno scosso tutta l'Europa e tutto il mondo. Noi ci colleghiamo in diretta con l'Aquila, con Onna, con Francesca Romana Testi, che si trova proprio nell'ultimo posto che ha visitato questa mattina il Presidente della Repubblica. A te, Francesca. Sì, Alfredo, noi ci troviamo ancora a Onna nella piazza dove poco fa c'è stato proprio l'incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella. La prima cosa da dire è che a Onna spiccava accanto alla bandiera dell'Italia quella della Francia. È stato ricordato anche purtroppo quello che è successo a Parigi venerdì. È stata una visita che in ordine cronologico è arrivata con un po' di ritardo. È arrivato, ha incontrato i parenti delle vittime anche a Onna. Ricordiamo, è uno dei simboli del terremoto perché ci sono state tantissime morti. Quindi sono stati toccati tutti i punti sensibili della notte del 6 aprile. È stata una giornata in cui c'erano anche istituzioni dove ha visitato anche a Onna diversi punti, perché un po' si è parlato di quello che è stato creato di nuovo, come questa piazza dove sono state le celebrazioni di questa giornata, un asilo nido dove ha incontrato dei bambini. Prima ancora si è fermato a vedere ancora le parti che non sono state ricostruite. In questa occasione c'erano le istituzioni, c'era il governatore Luciano D'Alfonso, c'era Giovanni Lolli, c'era il sindaco di L'Aquila Massimo Cialente, c'erano tantissime familiari delle vittime e ci sono stati anche dei simboli consegnati proprio in mano al presidente Mattarella, come vedremo in questo servizio. A un certo punto, dopo aver salutato, c'è stato molto silenzio, è stato rispettato un grande silenzio, si è avvicinato subito ai familiari delle vittime, li ha abbracciati, ha parlato con loro, li ha salutati, poi ha ricevuto un premio, infine si è avvicinato ai giornalisti e ha rilasciato questa breve dichiarazione. Vediamo. Non sono distanti fra di loro, sono due tragedie, ma soprattutto perché la volontà degli aquilani di ricostruire, di ripartire con una vita normale e serena, che speriamo si realizzi nelle condizioni ottimali al più presto, è un segnale per tutti, anche contro chi vorrebbe distruggere la serenità della nostra convivenza in Europa. Dopodiché ci sono stati dei momenti in cui ha ricevuto un premio. Il premio ricevuto era una pietra che apparteneva proprio alle rovine della notte del 6 aprile, e poi a consegnare il premio c'erano anche delle associazioni proprio di Onna. C'era anche il rappresentante dei sindaci del cratere, Francesco Di Paolo, e c'erano anche tanti cittadini. Abbiamo raccolto anche quelle che sono state le impressioni sia sull'arrivo del Presidente, soprattutto su quello che ha lasciato la sua visita. In alcuni casi ci sono state anche delle polemiche, vediamo. Per me è una visita molto importante quella del Presidente della Repubblica, perché dimostra l'attenzione che ha la nazione intera ancora per i problemi dell'Aquila e di tutto il cratere. Ci aspettiamo che il Presidente possa fare da tramite al governo per intensificare l'opera di ricostruzione. Si aspettava di più dalla visita di Mattarella? Mi perdoni, forse sto divagando, lo so, ecco. Però volevo completare una cosa: qui vicino ho abbracciato anche Silvio Berlusconi il 15 settembre del 2009. Ora, Silvio Berlusconi è stato accusato di eccessivo presidenzialismo, no? Però è venuto 33 volte, è venuto a rendere, no, avrà fatto pure una campagna elettorale anticipata per quello che doveva venire dopo, però per 33 volte ci ha messo la faccia per quello che adesso vediamo qui intorno e quello che vediamo anche nei dintorni. Ci stanno anche dei balconi che magari cadono, ma ci stanno 15.000 persone che hanno avuto un tetto nell'arco di 6 mesi. Ora, dalla visita di Mattarella, ritornando a bomba, mi aspettavo un qualcosa di più, cioè intanto una presenza di più politici, una presenza di più persone, e quindi questo è un rimprovero delle persone a livello locale, che però tante persone qui sono anche deluse. Sono una persona buona. Siamo è soddisfatta di quello che ha fatto, della visita, delle parole? Le parole non le ho sentite, però mi ha fatto tanto piacere. Perché piacere? Piacere per vedere una persona che è come noi, è simile e no come noi, voglio dire, con tanto rispetto, però si porta nelle nostre
qualità di persone. E poi è stato consegnato un simbolo proprio nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella. In questo caso è stata l'associazione Onna Ollus a consegnarlo. Ovviamente era rappresentativo di tutti i residenti, di tutti gli abitanti. In questo caso abbiamo intervistato anche il Presidente di questa associazione, che spiega anche quali erano le aspettative per questa visita. Lo ascoltiamo. L'arrivo del Presidente ci rafforza questa speranza. Vedere, sentire le istituzioni vicino a noi, ma noi come simbolo vicino a tutta la città dell'Aquila, che è stata quella più colpita, e anche dei paesi vicino, e ci fa capire, insomma, non siamo stati dimenticati, non siamo dimenticati, e questo rafforza la nostra speranza di avere un futuro. Come abbiamo raccontato, era stata l'ultima visita della mattinata, e allora ripercorriamo quelle che sono state le tappe di questa giornata, a partire proprio dalla Casa dello Studente. Lì c'è stato il primo appuntamento, anche in questo caso c'erano i familiari delle vittime e tantissimi giovani che sono sopravvissuti a questa notte. Allora per noi c'era Giorgio Alessandri. La prima tappa della visita aquilana del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si svolge qui, davanti alla Casa dello Studente, uno dei luoghi simbolo del terremoto del 2009, dove i corazzieri hanno deposto una corona d'alloro della Presidenza della Repubblica. Commozione e raccoglimento per rendere omaggio ai giovani italiani e stranieri deceduti a causa del crollo della struttura. Un omaggio che assume un significato ancora più profondo a pochi giorni dalla strage di Parigi, con decine di giovani caduti per la follia omicida dei terroristi. Un parallelismo che non appare forzato, pensando a vite spezzate nel fiore degli anni per un tragico scherzo del destino. In entrambi i casi si trattava di ragazzi che si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Passare qui davanti a 20 settembre, davanti alla Casa dello Studente, ti rendi conto quello che purtroppo è capitato. Purtroppo ci siamo capitati noi qui ad Aquila, e quando vedevamo delle immagini delle altre parti, diciamo, poveracci qui, no? Diciamo una preghiera così per loro. Poi quando è capitato a noi sappiamo quello che vuol dire. E poi il fatto che venga qui il Capo dello Stato in questo luogo, che è diventato il luogo simbolo di ciò che c'è successo la notte del 6 aprile di circa 7 anni fa, è importante, perché è anche il segno di un monito e in qualche maniera di una denuncia. Essere qui davanti a queste macerie significa anche dire: guardate che bisogna costruire con la legalità, dentro la legalità, bisogna costruire con correttezza. In questi anni abbiamo cercato la verità dei fatti, la verità di queste morti e di queste lesioni. La Casa dello Studente rappresenta il simbolo di tutti gli studenti universitari fuori sede morti all'Aquila la notte del 6 aprile 2009, e sono felice della presenza del Capo dello Stato, perché le istituzioni in questo periodo, in questo momento storico così difficile, devono far sentire la loro presenza. Dopo aver reso omaggio a quelle che sono state le vittime davanti alla Casa dello Studente, poi si è passati all'università. Un'università che ha rappresentato un simbolo di rinascita, queste sono state le parole utilizzate in questa occasione. Da lì deve partire la rinascita dell'Aquila, da lì devono partire le speranze per una ripresa sotto tutti i punti di vista, perché, come abbiamo ascoltato anche nelle parole del sindaco, che rappresenta anche i sindaci del cratere, ci sono le ruspe. Le ruspe sono una grandissima rappresentazione della rinascita, arrivata tardi, ma in questa occasione ha parlato con gli studenti, ha ascoltato gli studenti. Allora vediamo questo servizio di Daniela Rosone. Inaugurazione anno accademico dell'università, una presenza importantissima, ha detto la rettrice, la professoressa Paola Inverardi, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha accettato l'invito dell'Ateneo a partecipare, a presenziare a questa inaugurazione. Una visita che ha anche un alto valore simbolico. Il Presidente ha deposto una corona alla Casa dello Studente, inaugurazione anno accademico, Onna, e poi l'inaugurazione dei nuovi uffici giudiziari. Queste le tappe di questa visita molto attesa. La prima volta, lo ricordiamo, che Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, viene nella città dell'Aquila. L'Aquila ha bisogno della sua università. Fondamentale il rilancio anche in questo senso. L'università ha in definitiva un ruolo centrale per la rinascita dell'Aquila. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato questa mattina all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Aquila. Un'organizzazione in grande stile, emozionata la rettrice Paola Inverardi, che al Presidente ha fatto leggere anche i numeri e i risultati dell'Ateneo Aquilano, chiedendo un aiuto al Governo centrale che sia sempre attento alle esigenze dell'Università, essenziale questa nel processo di ricostruzione della città. Va
va al di là, insomma, di un mero significato simbolico. E per noi l'inaugurazione dell'anno accademico è l'elemento di apertura a quello che faremo nell'anno che viene, no? E quindi al futuro. Quindi il fatto che lo possiamo fare alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana è un po' per noi come farlo alla presenza di tutti gli italiani, che alla fine in noi e su questo territorio hanno creduto, continuano a credere nella nostra capacità di andare avanti e di costruirci un futuro certamente diverso da quello che avevamo, no? Io chiederei che venga mantenuta alta l'attenzione, perché c'è il rischio che dopo alcuni anni il tema terremoto occupi una posizione marginale, cioè venga lentamente rimosso dalla coscienza della comunità nazionale. La presenza del Presidente è segno di una condivisione di cui abbiamo bisogno. Secondo il programma della giornata, in questo momento si trovano in prefettura, il pranzo verrà consumato lì, un pranzo frugale, questa è stata la disposizione per questa giornata. Le visite istituzionali ricominceranno alle 16, gli uffici giudiziari lo abbiamo sentito, quindi nel corso di questa giornata davvero molto approfondita da parte del Presidente della Repubblica all'Aquila. Come ricordato, si tratta della prima visita fatta all'Aquila, perciò è una giornata molto importante, come abbiamo sentito anche da tantissimi rappresentanti, non solo delle istituzioni ma anche dei cittadini e dei residenti delle zone colpite. Francesca, ti volevo chiedere una cosa, anche in riferimento a quello che ha detto Monsignor Petrocchi, cioè di una questione l'Aquila che va rimessa al centro della iniziativa politica. Su questo è stato concorde anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Poi però su questa questione nazionale si innesta un'altra questione, che è quella internazionale sui fatti di Francia. Ecco, qual è il clima che si è respirato lì durante la visita del Presidente della Repubblica, proprio perché da più parti è stato fatto un parallelismo tra quello che è accaduto all'Aquila e ciò che invece è accaduto venerdì notte in Francia? In realtà l'abbiamo detto in apertura, qui c'è la bandiera della Francia vicino a quella dell'Italia, si è ricordato anche nelle parole di Mattarella ovviamente il fatto tragico, c'è stato un parallelismo con il terremoto, si tratta di tragedie in entrambi i casi, il clima era molto teso perché le forze dell'ordine avevano uno schieramento davvero imponente, la stampa è stata relegata dietro a delle transenne, impossibile muoversi, impossibile avvicinare il Presidente della Repubblica, era tutto concordato, ci sono stati diverse iniziative fatte, c'è stata la bonifica di ogni luogo che avrebbe attraversato, che avrebbe in qualche modo incontrato il Presidente della Repubblica, i cittadini, le vittime, i familiari delle vittime hanno potuto avvicinarlo secondo protocollo e avevano delle postazioni ben delineate, insomma si è sentita anche quella che era la tensione di questi giorni, cosa molto importante, il Presidente era uscita una notizia in mattinata dove si metteva in forza la visita di Onna proprio in qualche modo per la tensione che si respirava nell'aria. In realtà poi tutto si è svolto nella normalità, certo è che rispetto ad altre visite istituzionali questa aveva davvero dei diktat molto molto ferrei e non è stato possibile fare niente al di fuori del protocollo che era stato studiato. Allora grazie Francesca, grazie per averci raccontato questa giornata e un grazie va ovviamente anche a tutti gli altri collaboratori di TV6 che hanno lavorato per raccontare la visita del Presidente della Repubblica, che continueremo a raccontare anche nella prossima edizione del telegiornale. Grazie ancora, noi andiamo avanti con il giornale, adesso apriamo la pagina politica regionale perché i consiglieri di Forza Italia hanno attaccato la giunta D'Alfonso e l'assessore Paolucci in relazione alla sanità, in particolare su ospedale e ticket. Paolo Renzetti. Sospiri, Forza Italia parla di tototruffa su ticket sanitari ospedali, perché? Sì, siamo al remake di un noto film di Totò, se non fosse invece una situazione tragica ci sarebbe veramente da riderci su. 5 agosto, dopo una battaglia durata un anno, le opposizioni sono riuscite a correggere il regolamento che applica il pagamento del ticket sociosanitario ai tanti abruzzesi che hanno bisogno, per evitare una ricaduta pesantissima sulle
loro tasche, con una circolare di questi giorni, come se una circolare potesse superare il dettame di una legge, che è tale appunto perché si legge, e c'è scritto che l'intero costo del ticket sanitario a carico di utenti e comuni è coperto dalla regione. Si invece invita le strutture residenziali e semiresidenziali che erogano queste prestazioni a fatturare la quota dell'utenza direttamente all'utente, ovvero alle pensioni di accompagnamento, alle pensioni o al pagamento del ticket appunto da parte dei familiari. Questo è vergognoso, è una vera e propria truffa ai danni degli abruzzesi, in cui si cerca di far entrare dalla finestra il ticket come nuova tassa che noi eravamo riusciti perlomeno a chiudere fuori la porta. E sugli ospedali siamo al ridicolo. Paolucci dichiara urbi et orbi la sua soddisfazione per aver visto da parte delle strutture del Ministero Economico e della Salute approvare il piano di riordino della rete sanitaria, che tiene gelosamente segreto, non dice agli abruzzesi che riporta a casa 10 ospedali in meno tra declassamenti e chiusure, da Giulianova a Atri, da Sant'Omero a Penne, da Popoli a Sulmona a Castel di Sangro, e non dice soprattutto che ci saranno 9 pronto soccorsi in meno. A Pescara è pronto il bando generale per gli alloggi di edilizia popolare, meglio dette case ATER. Questa mattina c'è stata la presentazione in comune. Vediamo. Oggi noi pubblichiamo il bando dove tutti i cittadini che hanno necessità potranno presentare le loro domande, che andranno a scadere, lo ricordiamo, il 14 gennaio 2016. È una risposta importante che noi diamo, infatti abbiamo voluto preparare il bando nei tempi tecnici, perché ci rendiamo conto che uno degli elementi fondamentali che ci richiedono più cittadini è proprio la casa. Logicamente questa graduatoria di per sé non avrebbe riflessi nel momento in cui verrà stilata una graduatoria, non ci saranno elementi concreti per dire assegnare concretamente le case. Su questo utilizzo anche questa occasione per ricordare che il protocollo d'intesa che abbiamo fatto con l'ATER va bene, nel senso che quel protocollo che vi ricorderete, sulla base del quale non ristrutturiamo le case dell'ATER, sta dando i propri frutti, un investimento consistente per il Comune di Pescara, quasi 500.000 euro, però stiamo ristrutturando i loro alloggi e li stiamo assegnando. Per quanto riguarda però la problematica delle case popolari, restano dei problemi nella zona di Fontanelle e di Via Caduti per Servizio? Ma i problemi restano un po' ovunque, perché io presumo che lei si riferisca alle case occupate legittimamente. Quello è un problema che riguarda, ahimè, un po' tutta la cittadinanza. Con soddisfazione però le dico che il Comune di Pescara ha solo 3 abitazioni occupate abusivamente. È un problema che ha prevalentemente l'ATER, che ha un numero elevato. Come si combatte? Assegnando immediatamente le case. La Confcommercio Abruzzo ha presentato questa mattina il progetto Tenaci, che riguarda la ripresa in regione attraverso lo sviluppo di particolari settori economici. Celso Cioni, parliamo di questa iniziativa di Confcommercio Abruzzesi Tenaci. Vediamo alle nostre spalle questo acronimo, che però vuole significare qualcosa di importante a livello economico, commerciale, delle imprese e non solo. Il guerriero di Capestrano, che è, come dire, il simbolo della nostra, come dire, forza e della nostra tenacia, sta a significare un progetto di diffusione sul territorio regionale, in tutte le strutture delle 4 Confcommercio provinciali, su tematiche che stanno molto a cuore all'economia abruzzese, vale a dire il turismo, l'ambiente, la formazione, tutto ciò che può dare la capacità alle nostre imprese di restare competitive e di affrontare le difficoltà dei cambiamenti epocali che stiamo affrontando. E una serie di iniziative che oggi presenteremo alla stampa e soprattutto all'Abruzzo intero, perché il contributo che il nostro sistema di terziario di mercato equivale ad oltre il 60% del prodotto interno lordo abruzzese, sia in termini economici che di occupazione. L'economia del terziario è protagonista e vorremmo che anche la Regione possa orientare le proprie scelte di sostegno all'economia partendo da questo settore, che ha ancora una grandissima potenzialità. Immaginiamo il turismo, immaginiamo un nuovo modello di sviluppo che, senza ombrina di dubbio, è il turismo ambientale, il turismo che fa riferimento alle nostre bellezze straordinarie, che sono un potenziale straordinario per il nostro futuro e soprattutto dei giovani.
Ed ora, come ogni lunedì, apriamo l'ampia pagina sportiva. Iniziamo dal calcio di Serie B, dal Pescara, che ha vinto e tornato a vincere nella trasferta di Como. Dopo due sconfitte consecutive, la Padula e Fiorillo sono stati giocatori decisivi, soprattutto il primo che ha firmato la doppietta. Il secondo ha effettuato una serie di grandi parate che hanno neutralizzato ogni tentativo di rimonta dei lariani. Andiamo a vedere insieme il servizio con i gol e tutte le azioni della partita. Con una doppietta dello scatenato Gianluca Lapadula e con le paratone di Vincenzo Fiorillo, il Pescara espugna il Giuseppe Sinigaglia, archiviando le due sconfitte con Novara e Ternana e riprendendo la marcia verso le zone alte della classifica. Non è stato facile aver ragione di un Como che ha trovato nell'estremo biancazzurro un baluardo insuperabile. Per il Pescara sicuramente non è la sua miglior giornata, sono però arrivati tre punti di platino che possono segnare una nuova importante svolta nel campionato. Nel Pescara c'è Campagna in difesa, con scelte poi confermate rispetto alla vigilia. Ancora panchina per Cocco. Nel Como spazio al portiere Crispino, con Scuffet impegnato nell'Under 21, e in avanti conferma per l'ex Bagua ed il figlio d'arte Gans. Si comincia con la Marsigliese ed un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime degli attentati di Parigi. Inizio di gara vivace con all'ottavo minuto a Gianluca Caprari, che dopo una buona azione personale dal limite manda di pochissimo al lato. I ragazzi di Massimo Oddo sembrano ispirati. Al decimo, al secondo tentativo, passano con il solito Gianluca Lapadula, che su assist di Benalì con un tocco sporco ma preciso beffa Crispino. I lariani non ci stanno e al tredicesimo Ibagua, di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, trova il salvataggio sulla linea di Campagnaro. L'ex biancazzurro ci riprova al quattordicesimo, ma tutto solo davanti a Fiorillo. Manca una clamorosa occasione con l'estremo biancazzurro che poi devia in angolo con la punta delle dita, salvando porta e risultato. La gara è comunque equilibrata, con continui capovolgimenti di fronte e con Ebagua per il Como a fare in avanti reparto quasi da solo. Al 25esimo miracolo di Fiorillo su un tiro ravvicinatissimo di sbaffo al 26esimo. Al 33esimo Festa opera la prima sostituzione, mandando in campo l'esperto Cassetti al posto di un Borghese in grossa difficoltà e fischiato all'uscita dal campo. Il Como attacca a folate e fa paura, così come accade al 35esimo quando Gans in contropiede sfiora la traversa. Ma tra i più attivi in casa lombarda c'è Sbaffo, che di testa qualche secondo dopo manca di pochissimo la mira. I biancazzurri per l'occasione in maglia rossa cercano di sfruttare il contropiede e trovano così il raddoppio proprio ai titoli di coda della prima frazione di gioco, con la rete del 2-0 griffata ancora da Gianluca Lapadula, che al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo fulmina ancora l'estremo lariano Crispino. Nella ripresa l'avvio senza grosse emozioni, con Festa che gioca il tutto per tutto, mandando in campo anche Gerardi al posto di Sbaffo, e proprio l'ex Regino su punizione al 18esimo chiama Fiorillo alla respinta con i pugni su punizione prima di una conclusione fuori misura di Giosa in area biancazzurra. Nel Pescara spazio a Bruno per Benalì prima di una super occasione ancora per Gerardi, che trova lo stesso Fiorillo che risponde presente. Il Pescara però non perde la testa e al 25esimo chiede un rigore per un fallo che sembra evidente su Torreira, ma con Saia che lascia però proseguire. Dalla parte opposta però il Como non molla, trovando un Fiorillo insuperabile che dice no prima ad Ebagua al 27esimo e poi al 31esimo a Gans, grazie anche all'aiuto del palo. La porta biancazzurra sembra stregata per la squadra di Festa, che poi nel finale accusa anche un contraccolpo psicologico, e al 91esimo la Festa è solo biancazzurra per una vittoria che riporta il Pescara nei quartieri alti della classifica. E adesso andiamo in casa della Virtus Lanciano. Con un gol di Piccolo nel finale, i rossoneri hanno evitato la sconfitta casalinga contro il Crotone, che si era portato in vantaggio nel primo tempo con Ricci, buona la prova dei frentani, che hanno denunciato però i soliti problemi di concretezza in avanti. L'11 di D'Aversa resta penultimo in classifica. Andiamo a vedere insieme il servizio di Alessio Giancristoforo. Un pari in rimonta, sofferto ma voluto, e alla fine ottenuto un punto che, oltre a muovere la classifica, fa molto morale in una sfida tutt'altro che facile contro un lanciatissimo Crotone. Tegole in casa Virtus, la prima annunciata, cioè l'assenza di Ferrari, la seconda last minute, cioè l'assenza per problemi muscolari ad un flessore della gamba destra per Amenta. Marilungo gioca centrale d'attacco con Piccolo a destra e Di Francesco a sinistra. Come mezzala c'è ancora Vastola, mentre in porta va Casadei. Solito Crotone che sale in Abruzzo per fare
risultato prima della contesa, inno nazionale francese, minuto di raccoglimento e tanti applausi da parte dei 2500 del Biondi, gli stessi 2500 che sempre con tanti applausi ricordano Lorenzo Costantini, l'ex capitano della primavera rossonera. La sfida, il primo affondo del Crotone al quinto, girata di Budimir in area, smorzata e parata a terra di Casadei senza problemi. Al settimo Acuto Frentano, corner di Mammarella e palla che arriva a Piccolo che prova a sorprendere Cordaz dalla distanza ma non c'entra lo specchio della porta. Si rivede il Crotone al minuto 18 che ottiene un corner contestato dai rossoneri, ma il corner sarà determinante, lo calcia Stojan, palla al centro dell'area dove c'è Ricci che spinge in rete, sorprende e va ad esultare sotto la curva nord. Al 27esimo un'altra occasione per il Lanciano, Piccolo da metà campo avanza, palla al piede, offre un suggerimento a Marilungo che conclude da posizione defilata ma il tiro è alto. Al 29esimo il brivido alla Virtus lo crea il Crotone, Zampano riceve un traversone dalla corsia di sinistra e conclude di prima intenzione in porta, ma si immola Mammarella che devia in corner. Al 33esimo altra occasione del Lanciano sul rovesciamento di fronte, Di Cecco disegna una traiettoria al centro dell'area per Vastola che impatta la sfera di testa però non la spinge in rete. Al 34esimo ancora Lanciano vicino al pari, questa volta però è la traversa a salvare il Crotone. Cordaz nel finale di prima frazione, una simulazione di Piccolo che viene ammonito, è una punizione di Mammarella che si spegne sulla barriera, saranno gli ultimi acuti del primo tempo di Lanciano Crotone. Ripresa subito, un avvicendamento fuori di Francesco nella mischia, Lanini all'ottavo, l'occasione del Crotone con Budimir è clamorosa per raddoppiare ma in qualche modo il Lanciano si salva. Nella mischia anche Padovan per Marilungo ed è questo il secondo avvicendamento. Al 18esimo è una sassata di Stojan messa in corner di Casadei a mettere i brividi ai frentani. Al 33esimo una palla persa da Padovan innesca una ripresa del Crotone ma con poca convinzione si presentano sotto la porta difesa da Casadei. Nel finale D'Aversa richiama Vastola e completa il tris dei cambi mandando in campo Luca Di Matteo. Al 40esimo Bacinovic offre un pallone d'oro a Lanini che si presenta di fronte a Cordaz che però lo devia in corner dagli sviluppi del tiro della bandierina. L'azione insistita del Lanciano si esaurisce con una sassata risolutiva di Antonio Piccolo da fuori area che ristabilisce le parità. Piccolo in pieno recupero avrà anche una palla d'oro per fare il colpaccio ma in corner ci si salva il Crotone e finisce così un pari in rimonta che fa classifica ma soprattutto fa morale. E adesso scendiamo in Lega Pro dove si è giocato sabato il derby tra L'Aquila e Teramo con un gran secondo tempo. L'Aquila ha legittimato la vittoria nel derby del Gran Sasso al Fattori, un successo che il presidente Chiodi ha voluto dedicare al suo vice Massimo Mancini coinvolto la settimana scorsa in una inchiesta giudiziaria. Gianmarco Menga. Una partita da 6 punti questa, veramente abbiamo giocato meravigliosamente, meritata. Io ho avuto qualcosa da dire allo spogliatoio prima che iniziasse la partita, ho detto delle cose ai ragazzi che hanno veramente recepito e l'hanno messo in atto. Ho chiesto soltanto di vincere, perché quando si chiede ai propri giocatori di vincere è banale, loro scendono in campo per vincere. Però di dare di più a volte serve e loro oggi l'hanno dato di più. Io ho detto diamo qualche cosa di importante a questa giornata, pure un po' di riconoscenza a Mancini che purtroppo non c'è stato vicino in questa partita ma è come se lo fosse stato. E così è andata bene, abbiamo vinto, abbiamo avuto la giusta forza, abbiamo dimostrato che abbiamo ancora un bel gruppo che migliora sempre di più, migliora. Poi a volte la fortuna e la sfortuna determina magari la partita, però io questa partita la voglio dedicare veramente al mio amico Mancini, che spero che insomma tutto si risolva al più presto e ritorni tra noi. Ecco, una grande iniezione di fiducia per lei e per la sua società, microfono aperto per il presidente Chiodi, cosa si sente dire ai tifosi? Ma io, i tifosi, ormai c'è questa contestazione continua,
che devo dire, io aspetto sempre che loro mi trovino qualcuno, io sto cercando di trovarlo qualcuno, perché se devo non essere accettato per quello che sono, è giusto che io mi tolga da mezzo, e appena questo accadrà io sarò il primo, sarò contento anche così, va bene. Dalla Lega Pro passiamo alla Serie D, andiamo a vedere adesso il derby tutto abruzzese fra Chieti e Giulianova, finito 2-0 per il Chieti, che si lascia così alle spalle una settimana davvero difficile con gli allenamenti all'alba punitivi decisi dalla società. Invece Giulianova sempre ultimo in classifica, dunque si acuisce la crisi. E allora andiamo a vedere insieme il servizio di Valeriano De Angelis. Settimana surreale per il calcio neroverde, che cerca di fugare dubbi e smarrimento, così come per tutta l'umanità, turbata dalla sconvolgente violenza consumata a Parigi e rivissuta in raccoglimento anche nello stadio Angelini, che ospita il derby abruzzese Chieti-Giulianova, senza la presenza della tifoseria organizzata giugliese, in quanto la partita è considerata a rischio dall'osservatorio prefettizio. Per la squadra teatina la sveglia suona soprattutto sul terreno di gioco ed il senso dell'orgoglio si materializza con la prima vera incursione dei teatini. Ottavo, la difesa giallorossa balbetta nell'anticipare i movimenti offensivi e Bocchino sigla il vantaggio malgrado l'intervento intuitivo dell'estremo giugliese Ursini. La rabbia del Chieti cresce, per il Giulianova è arduo arginare l'irruenza dei padroni di casa, che con Scinto al 14° colpiscono il palo e al 26° Dos Santos è bravo a girare di testa un suggerimento di Gomis. Superlativo e Ursini che evita la seconda rete. Gli ospiti evidenziano una precarietà organizzativa del gioco che favorisce il possesso palla dei teatini, che per 30 minuti non rischiano nulla, ma si ritrovano in 10 per l'espulsione di Gallo, reo a giudizio dell'arbitro Rossetti di aver colpito con un calcio a gioco fermo la gamba dell'avversario. Nella ripresa gli allenatori operano una sostituzione per parte, Cresto per Bocchino e Di Stefano per Silvestri. Il primo ad affacciarsi in area è il Chieti con Scintu, poco abile nel finalizzare, e con Dos Santos in azione fulminea di contropiede a dilapidare la seconda rete del vantaggio. Si scuote come può la squadra giallorossa, che trova in velocità la possibilità di infilare la difesa neroverde con Giampaolo, titubante in fase risolutiva. Giorgini distinto conferisce forze nuove al suo gruppo. Al decimo fuori l'ottimo Cerasi, dentro Nannarone, a seguire Mastrilli per Marzucco. Al 16° Ronci richiama il generoso Gomis ed opta per l'impiego dell'esperto Di Nardo. L'eccessiva generosità difensiva dei giuliesi origina notevoli spazi utili e aggredibili. Dos Santos al 24° dopo aver eluso tre avversari cerca il raddoppio evitato ancora da Ursini. Al 32° Giulianova prova ad infierire con un calcio di punizione dialogato. Gasparotto non sorprende più di tanto. Passano 3 minuti e Ronci richiama Massimo, che cede il posto a Varone per conferire più attendibilità al centrocampo teatino, che si avvale dei disimpegni ordinati di Cresto. Prima dei 4 minuti di recupero Giampaolo tenta il colpo gobbo senza esito favorevole, che invece riesce al Chieti con Varone in tipica azione di contropiede. 2-0 con la tifoseria locale che non ha abdicato al proprio ruolo del 12° in campo. La passione ed il cuore non si possono fermare, anche in questa tradizionale domenica di calcio, dove tutti, attori e spettatori, dentro e fuori dal recinto di gioco, sono impegnati nella ricerca del buon senso. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 19 e vi ricordo anche che tra pochissimo alle 14:45 ci sarà il TG6 L'Aquila. Grazie ancora per essere stati con noi e buona giornata.